cloud, ci sono tante soluzioni alternative, quanto per il discorso aggiornamenti. iPhone e Apple, fortunatamente, e la cantinetta ce lo conferma, è una di quelle aziende che aggiorna per tanto tempo i propri telefoni, 4, 5 anni, a volte anche di più. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che i software che arrivano magari sono sempre più grandi, ma soprattutto le applicazioni che utilizziamo magari sono sempre più grandi, più importanti, occupano più spazio, e allora non riuscirete più ad aggiornare il software se non cancellando qualche applicazione, andando avanti gli anni, ovviamente non avendo un'espansione di memoria. Quindi quello che vi consiglio io è il 128 GB, che è una via di mezzo, 64 costa 839, e poi tra l'altro